L'arte figurativa ora la Casa Cavaliere Pellanda di Biasca inizia la nuova stagione espositiva proponendo una giovane voce del panorama artistico ticinese. Si tratta di Leonardo Pecoraro, vediamo. Origini siciliane e pugliesi, Leonardo Pecoraro è nato nel 1968 a Winterthur e vive e lavora tra Stabio e Genestrerio. È una voce giovane del panorama artistico ticinese che la Casa Cavalier Pellanda di Biasca, o meglio il suo addetto culturale Marco Gurtner, ha deciso di proporre al pubblico in una personale, la sesta dell'ancor giovane carriera dell'artista. Pittore, incisore, mosaicista, Pecoraro gioca con forme e colori che ricordano il Mediterraneo, gialli e azzurri in particolare. I titoli sono simboli e allusioni, luogo immaginario, crescite improvvise, frammenti svelati, apparizione, sorgenti luminose riflesse. Calcografie, acqueforti e punte secche completano l'arco espressivo dell'artista che ha studiato all'Accademia di Belle Arti di Brera prima di frequentare una scuola di mosaico a Ravenna da Albe Steiner. Pecoraro adora Borges. Dal libro degli esseri immaginari ha realizzato una cartella con 6 linoleografie ispirate ad altrettanti racconti. In una cartella ha raccolto 4 poesie di Giuseppe Cattori, abbinandole anche in questo caso a 4 linoleografie. L'esposizione di Biasca si concluderà il 17 ottobre. Pubblico.